Allora, piccola sorpresa per voi, un video con risposte e domande alle tante domande a cui non ho potuto ancora rispondere un po', per ringraziare Vincenzo della sua ospitalità presso il nostro... presso dove? Dillo, perché con la tua voce lo dici meglio di me. Bar Osteria La Quercia, via Franchini 5, Mendrisio. Per chi arriva in treno è molto semplice, no? Uno arriva col treno, addirittura c'è un bus... Ma anche perché in macchina so che c'è il parcheggio, no? Se non mi sbaglio. Sì, sì, c'è molto parcheggio. Davvero? Tra l'altro gratis, piccola nota, che non è così banale di questi tempi avere un posto gratuito quando si va a mangiare. È vero, abbiamo delle persone che ci hanno dato osservazioni, domande. Se sei d'accordo, proviamo a rispondere insieme, perché quando rispondo io rispondo sempre con una prospettiva di un tipo, ma anche valutare le risposte da altre prospettive aiuta a capire anche meglio quello che dico, o sbaglio? Esatto. Bene. Allora, cominciamo con una domanda un po' filosofica, ma ci sono anche le domande filosofiche, bisogna ammetterlo. C'è stato qualcuno che ha parlato del sistema soldi-schiavitù, praticamente, la vera domanda è se questo durerà ancora in tempi successivi. Probabilmente chi ha fatto la domanda intende dire che le persone sono schiave, ha usato proprio così, del denaro, nel senso se durerà in eterno. Il fatto è che oggi non abbiamo più un sistema di baratto, cioè di scambio cosiddetto tra beni e beni o beni e servizi, è sempre attraverso dei soldi. Quindi è per una decisione che è stata fatta in certi tempi che noi usiamo il denaro e che manteniamo quella che potrebbe essere chiamata una schiavitù, secondo questo commento, preferisco chiamarla dipendenza in realtà, perché è chiaro che io non posso sempre scambiare quello che voglio con dei servizi che voglio io ma che un'altra persona non mi dà, giusto? Sì. Sembra banale, però è importante. Quindi questo sistema continua per il fatto che è stato deciso da tutti di pagare con della moneta, cioè con le banconote, ma anche con la carta di credito, perché in fondo è lo stesso sistema e si basa sulla moneta di corso legale, giusto? Certo, posso dire però che è impossibile non essere schiavi del denaro, perché il denaro compra tutto, quindi noi viviamo grazie a quello. Certo, si può dire. Ma è anche il motivo per cui ho detto preferisco scambiare la parola schiavo con dipendente, perché la schiavitù del denaro diventa negativa se poi diventa incapacità di usarlo, oppure dipendenza eccessiva al punto che poi non sei capace di avere una vita tu stesso. Assolutamente. Era quello il punto. Era anche il motivo per cui preferisco dire dipendenza, ma per motivi legali, perché è stato stabilito. Non l'abbiamo stabilito né io, né lei, né altri. Perché c'era appunto il problema. Ma pensa, è un problema che poi ho documentato. Già ai tempi dei greci c'era il problema dello scambio tra servizi e beni non equivalenti. Ed è lì che è nata la dracma, nati i sesterzi, per esempio, a Roma, e in altri tempi i vari tipi di monete. Per esempio in Svizzera c'era i vreneli, oppure i marenghi, per esempio. In Italia c'erano anche, con i singoli territori, c'erano le singole valute, tipo i ducati, oppure c'erano vari nomi. Adesso non li ricordo tutti esattamente, ma ognuno aveva questo tipo di valuta che doveva corrispondere. Passo a un'altra domanda, che dice: il milionario non ti darà mai come diventare veramente un milionario. Sbagliato. Che non è una domanda, ma un'affermazione. Giusto? Certo, è vero, perché l'ho detto come domanda, perché ho classificato. Falso, in realtà ci sono tantissime persone, non solo io, che nel mondo dicono non solo come si fa, ma ci sono consigli, indicazioni e anche pareri su come arrivarci. Io credo che non è vero che queste cose non si dicono, anzi, personalmente sono dell'opinione che più si dicono, meno gente povera ci sarà in giro e più il mondo avrà l'opportunità di poter comprare e accedere a livelli e qualità di vita superiori. Questo penso sia una cosa nell'interesse anche di chi veramente ha tantissimi soldi, perché, ripeto, i soldi non sono infiniti, sono un numero preciso. Non sappiamo esattamente quanti, ma sono finiti, cioè non vengono stampati di più finché non ci sono altre decisioni. E quello che è certo è che bisogna creare del valore. Quindi che un'altra persona possa creare valore è una cosa positiva per tutti. O sbaglio? Sì, assolutamente. Perché sono sempre quelli un po'
magari con dei rancori o con delle invidie, che pensano che si vive in un mondo tutto nostro, oppure... Ah, perché loro non vogliono sapere esattamente come fare, ma vogliono che lo fai tu direttamente, capito? Che tra l'altro poi non è possibile, perché esistesse questa storia, poi tra l'altro, se fosse pure vera, saremmo tutti ugualmente poveri. Cioè, se fosse veramente possibile, non ci sarebbe neanche differenziazione sociale, non verrebbe premiato il merito, fra parentesi, non verrebbe premiata la capacità, né la creatività, né la capacità di attuare qualcosa. Tecnicamente non sarebbe neanche buono per chi vuol diventare veramente. Perché questo è un punto anche da tenere in conto nel discorso, o sbaglio? Sì. Basta pensarci davvero, Poi, qui, c'è qualcheduno che ha indicato il punto che c'è stata immigrazione anche dalla Svizzera, cioè persone che vanno via dalla Svizzera, probabilmente per motivi personali o situazioni in varie aziende che magari in questo contesto licenziano. E questo è stato un punto marcato forse da certe notizie di attualità che possono risultare, però contemporaneamente io, leggendo l'ufficio di statistica, ho la conferma che siamo arrivati a 9 milioni di persone ed eravamo prima 8 milioni. Penso che può esserci stata un'immigrazione, ma non è neanche rilevante, perché c'è stata anche una notevole immigrazione di persone in Svizzera, secondo l'ufficio di statistica di Neuchâtel. Quindi che cosa vorrà dire? Che forse la gente ha convenienza a venire qua perché forse si vive meglio, si guadagna meglio, c'è più possibilità. La gente che se ne va via, posso dire che però sono tutti pensionati, tutti sicuramente. Cioè, è impossibile andarsene via, non è che fuori fai la vita migliore. Secondo me il pensionato è quello che è più propenso a uscire dalla Svizzera e vivere magari la sua pensione al mare, in un posto un po' più esotico. Certo. Certo, ma infatti io non mi sono neanche posto la domanda, perché il commento non ha pesato le entrate delle persone per i nuovi posti da lavoro che si sono creati, per le nuove aziende che sono entrate. Certo. E come diceva un noto comico napoletano di nome De Curtis, cioè Totò, è la somma che fa un totale. Quindi come c'è il flusso d'uscita, ed è anche un flusso che deriva dai pensionamenti, anche da persone che cambiano nazione per i posti di lavoro. E ci sta, perché in un mondo internazionale anche dalla Svizzera c'è un saldo di immigrazione, ma c'è anche un saldo di immigrazione di nuove persone che vengono qua e che intendono perlomeno tentare la loro possibilità. E ci sono anche quelli che ci riescono e ci stanno da tanti anni, o che continuano a fare i frontalieri, o che hanno comunque l'opportunità di guadagnarsi la vita qui. Questo è il punto importante, quindi volevo dirlo, perché è un punto che era stato fatto, ma imparate sempre a tenere in conto di tutti i contesti. Chi vi dice che c'è immigrazione, controllate se c'è anche immigrazione e fate sempre la differenza. Quindi capirete perché è importante. E un buon ricco deve vedere tutto, se può, a 360 gradi, per quanto è possibile, ma non deve vedere solo un punto. Questo è sempre da tenere in conto, no? Poi, un'altra domanda è: mi è stato chiesto, siccome io non sto usando sistematicamente vocabolario da ticinese, certe parole che ho visto tipo bucalettere, attinente di un comune, eccetera, se io sono figlio di italiani. Io non so neanche di chi sono figlio, proprio non lo so, e non mi interessa nemmeno, perché non importa di chi sia figlio, io devo rivolgermi a un pubblico di persone che non per forza capiscono né il dialetto ticinese, né le lingue locali della Slovenia o della Croazia, perché c'è anche una minoranza linguistica di lingua italiana laggiù, né le minoranze in altre regioni. Io mi devo occupare di essere chiaro nella lingua nazionale, motivo per cui io cerco sempre di rivolgermi con le parole più conosciute possibili. Poi, se non le uso perfettamente, pazienza, io non sono neanche di madrelingua italiana, faccio sempre meglio che posso, ma non posso usare necessariamente termini regionali dove ha un pubblico internazionale, non è proprio possibile, quindi non lo potrete dedurre. E poi, in un mondo globalizzato, cerchiamo anche di capirci, di dare di sorta, di comunicare fra di noi, anche coi termini regionali, ma spiegandoci, perché bisogna essere chiari, questo è un punto, no? È stato un punto che hanno chiesto così, per curiosità, perché ovviamente chiedono anche del personaggio, giusto? Sì, certo. C'è interesse. E vuol dire interesse. Meglio che si interessano piuttosto che trarre conclusioni affrettate. Assolutamente. Lo penso anch'io, Loli, davvero. Allora, poi qualcuno
ha chiesto: ma tu non vorresti realizzare anche sogni, opportunità anche al di fuori di anche aiutare gente a realizzare sogni al di fuori dell'Italia? In particolare chi ha chiesto è: non puoi aiutarci a entrare in Svizzera o in altre nazioni? Io vi dico solo, datemi un pochino di tempo, perché ci può essere una iniziativa che si sta organizzando, ma dovete dare il tempo di prepararla a livello commerciale, ma soprattutto che abbia gli elementi per produrre qualcosa di valido, molto importante, perché non si può offrire qualcosa senza un punto preciso, giusto? Sono d'accordo, sì. Perché lo chiedono, però ripeto, noi non siamo né agenzie di collocamento né cose, a parte non averne qualità, ma dobbiamo dare consigli più chiari e soprattutto lasciare che la gente li adatti ai loro contesti, perché c'è chi ci segue anche all'est, in tante altre nazioni, e dobbiamo occuparci veramente di dare il consiglio giusto per tutti, o no? Sì, sì, sì. Quindi dobbiamo essere anche un po' internazionali. Poi, come mai tu non parli in particolare dei fallimenti o di situazioni? Per esempio, ci sono stati dei commenti in cui si è chiesto: ma come mai, per esempio, il Credit Suisse, qui posso fare il nome perché è stato citato nel commento, ha tecnicamente commesso tutte queste cose? C'è un problema: io non lavoro per Credit Suisse e per nessuna di queste società, non posso quindi rispondere a nessuna di queste domande. Quindi quando ponete la domanda, perché poi ci sono quelli che non, ma come mai quell'azienda ha fatto così, c'è un punto però: se io non lavoro per loro e non sono nelle direzioni, non posso rispondere a queste domande e non lo farò. Uno, perché non mi può interessare. Due, perché le analisi si fanno quando ci sono i dati, e finché non ho i dati non posso sapere come mai una decisione è stata presa. E tre, non posso neanche sapere se una cosa è un fallimento oppure no. Perché, per esempio, il Credit Suisse ha avuto una storia ed un contesto che ha portato progressivamente alla fusione, quella che si è detta poi, tra UBS e Credit Suisse in pratica. Ma non è stato un lavoro di una giornata. E quindi non posso dare una risposta precisa, perché non ho lavorato per loro, e soprattutto non posso sapere se quelle mosse erano sbagliate o giuste, perché alle volte le banche che si riuniscono o le aziende che si riuniscono lo fanno anche per tentare di salvare i posti di lavoro, per massimizzare i profitti, per fare di sorta che le aziende possano andare meglio, per cui non si può dire sì o no, bene o male, è stato un fallimento o no. Come lo posso dire? È stato un nuovo inizio. Io lo vedo, si può sempre dire, ma infatti, quello che penso personalmente è che è una nuova banca, molto più grande. Tra l'altro è rientrato un CEO, che tra l'altro ha avuto successo in precedenza, secondo i fatturati, e a me sembra di vedere una situazione in cui si sta riprendendo qualche cosa di un pochino più ampio e differente. Ripeto, vediamo i risultati dopo, e sottolineo, non posso dire niente fin tanto che non ho dati oggettivi su cui valutare una tale risposta. Poi la stampa risponde in base a quello che sa e a quello che emerge, perché anche la stampa risponde, i media rispondono in base ai documenti che vedono, e non sempre tutto è pubblico. Quindi è un po' come se io tentassi di fare i conti in casa sua, cercando di investigare il suo bilancio, cercando di intravedere qualsiasi cosa, ma non ancora questo potere, anche perché se lo avessi l'avrei già usato in altri contesti. Dico giusto? Giusto. Ci sono applicazioni migliori. Poi c'è stato chi ha chiesto, e se sono sposato. C'è stato. Allora lo dico una volta per tutte: non sono mai stato sposato, non ho ancora figli per quello che so, e non ho mai avuto ancora l'opportunità di essere sposato, quindi questo toglie un dubbio. La vita poi può portare a cambiare, può portare opportunità di qualsiasi tipo, ma queste opportunità, le opportunità verranno come verranno, e alle volte bisogna anche lasciarsi sorprendere dalla vita e fare di sorta che arrivino. Poi, come sempre, se c'è chi si desidera farsi avanti e dire con manifestazioni di interesse, volentieri, ma come per tutte le persone, credo, no? Certo. Giusto? Poi non è obbligatorio, volevo dire, non è obbligatorio né sposarsi né fare figli né fidanzati. Vabbè, dico, sono cose che comunque possono far parte della vita. Infatti devono capitare, e la vedo così. Beh, è vero,
devono capitare, o meglio, possono capitare anche, perché poi certo, ci sono vari motivi per è cui è tutto volte... così bello quando è spontaneo, quando è così all'improvviso, no? Invece che una roba cercata, forzata. Certo. Sposto solo un attimo perché vedo una piccola situazione, infatti vedi, la diretta è anche bella perché vedete, si vede che stava pendendo un pochino tipo quell'attore italiana di Pisa. No, ma stava bene, ma... avevo visto una leggera situazione di staticità, abbracciare la telecamera è bello, ma è un po' piccola, dobbiamo salvarla. Perché voi dovete sempre pensare che questi video che noi facciamo, li facciamo sempre se possiamo anche con un supporto un pochino simpatico, ma dobbiamo sempre controllare che tutto vada bene nel frattempo, è sempre una cosa buona. Però ci sono altre domande, devo dire, e siamo già a un buon punto. Poi... ci sono licenziamenti in posti differenti, e questa è stata una domanda parallela, diciamo, a quando era stato chiesto dei fallimenti o di difficoltà. Puoi dirci qualcosa su questo? Gli inglesi direbbero it's the hassles, che purtroppo non è simpatico da tradurre, ma tradotti in modo più formale è una loro responsabilità. E dove capitano i licenziamenti, alle volte può capitare che le persone possano avere anche delle nuove carriere. Non importa dove. Perché anche un licenziamento in Italia, per quanto sia difficile da prendere, e può aprire gli occhi e le opportunità a tante cose. E questo dovete impararlo se volete diventare ricchi, perché anche io stesso sono stato licenziato più di una volta da tanti posti. Ma qual è la differenza tra chi è licenziato e dorme e non fa un tubo, e uno che è licenziato e magari poi diventa pure ricco dopo? Che si è dato da fare a cercare una nuova opportunità. O sbaglio. Ti è mai capitato di essere stata licenziata, te Loli? No, me ne sono sempre andata via io. Ok. Però devo dire che c'è stato forse da ragazzina, quando ho fatto un primo lavoro estivo, diciamo, al bar, mi è capitato, sì, che mi mandassero via, ma non che mi mandassero via in mal modo, ma che mi dicessero che ne so, non ci abbiamo più bisogno, è calato il lavoro, che chiaramente sono balle, in Italia mi è capitato questo, e mi hanno mandata via, però in realtà non era vero niente. Cioè. In realtà forse aspettavano una persona che... magari costava un pochino di meno, oppure che magari faceva più ore, oppure che magari personalmente, o non si sa mai, non faccio mai le domande. Però che cosa è successo il giorno dopo, se puoi dirmelo? Ne ho cercato un altro.